uno Shaman. Sono abbastanza attrezzato per giocare contro Shaman, anche se non ho l'antichi bot. Consecration mi serve, Voltiromancer mi serve, True Silver la possiamo passare secondo me. Cambia tutte e quattro le carte. Fogammer è forte. Gioco Shielded Minibot in questo deck. C'ho Big Game Hunter un po' obsoleto. In questo meta secondo me Big Game Hunter è obsoleto. Non se ne vedono tanti di Dr. Boom. Tunnel Trog, Shielded Minibot, benedetto, se era sempre nei secoli dei secoli, ame. Se mi attacca e gioca Lightning Bolt, la partita si fa very sad. Feral Spirit. Abbiamo l'Hipster. Abbiamo l'Hipster Icchio. Noi facciamo attacco. Fogammer. Okay. Voi dite, ah, ma qua ti gioca Airshock. Ma tanto Airshock è indifferente che ne si muove uno, perché se mi giocasse Airshock farebbe comunque due danni. Gioca Airshock. Megoglioni. Allora, a questo punto giochiamo Hero Power. While Pyromancer Consecration è un clear da 3, è forte. Lui sembra che sia mid range. Io vorrei però comunque prendere l'iniziativa su board in modo abbastanza serio. Quindi potrei anche considerare di giocare While Pyromancer e completare la curva sotto turno. Voi che dite? Qual è la differenza tra mazzo controllo e mazzo midrange? Sanislao. Mazzo controllo è un mazzo che è basa il suo game sopra... Giocare Wild Pyromancer. A me sembra over estendermi su board, secondo me basta così. Allora, mazzi vanno da aggro a control, quindi se l'aggro è un deck che sviluppa board nei primissimi turni, gioca super aggressivo, eccetera, eccetera, eccetera. Un Belcher. Belcher è forte. Possiamo giocare. Possiamo andare faccia. Faccia e tenere l'arma. Stavo dicendo, è esattamente l'opposto di un deck aggro, quindi la curva è più verso il late game, cerca di vincere la partita esaurendo le risorse dell'avversario, quindi il deck control il deck control principe è il control warrior. Control warrior è un deck in cui tu giochi, hai tante carte per late game leggendarie grosse e utilizzi removal su target singolo per guadagnare tempo nei removal più EV per te, quindi nel senso giochi execute sopra l'Azur Drake, per esempio, spendi un mana. Quindi il deck control è un deck che cerca di outvaluare Oppo sulle giocate, mentre invece un deck aggro è un deck che non interessa la giocata value, ma va esclusivamente faccia, perdendo tempo su board, ma guadagnandone, facendo danno all'avversario. Spero di essere stato abbastanza chiaro, mi sembra di aver fatto un po' un minestrone, però. Vogliamo fare un... questo vogliamo attaccare qua. Aldor non lo vogliamo giocare, no? Non ci interessa giocare Aldor, sicuro. Abbiamo tutta la libertà di giocare il secondo Sludge Belcher. Molto lento il mio deck. Io qua forse avrei dovuto giocare Hero Power e basta. Giocare secondo Sludge Belcher mi sembra eccessivo. Fire Ele. Aldor qua viene fuori bene. Un bello stile. Facciamo trade, trade, trade. Sviluppiamo Shred, ci mettiamo sotto Mind Control Tech, gli offriamo un Lightning Storm della Madonna. Possiamo anche non giocare lo Shredder, possiamo tenerlo per il prossimo turno. Appunto qual è? Che se io gioco Shredder qua e lui sviluppa board e io top decko che il Dusad il prossimo turno, vinco la partita. Secondo Fire Ele. Qua un Lightning Bolt sopra Shredder.
qua sì che Zelda vince il game. Harrison Jones mi serve. Quanto mi serve a me rimanere aggrappato a Consecration? Big Game Hunter mi servirà. Posso sviluppare Wild Pyromancer, però Harrison Jones mi serve perché il suo deck gioca almeno un Doomhammer. Gioca sicuramente un Doomhammer. Sto pensando se giocare Consecration. Sono due danni, 3, Hero Power e Wild Pyromancer. Attacco con questo, gioco con Consecration, fa 2 danni, va 3, Pyromancer Trigger fa 1, attacco con questo. Facciamo attack, facciamo attack, Consecration. Attack, Consecration. Salvaguardiamo lui dal Flash Belcher, diciamo Wild Pyromancer Hero Power. Credo di non aver fatto una fesseria a giocare questa Consecration. Sono tre carte per una sua, però lui due Fire Elemental li ha persi. Qua di settima può giocare soltanto Boom. Non c'è molto, non ha, non c'è, ha giocato un Azur Drake e due Fire Elemental, il suo late game latita adesso. Il problema è proprio quello, che lui avendo giocato tutto il late game adesso si ritrova qua soltanto early game. Se si ritrova soltanto con early game è capace che qua mi butta giù 4 minion, Pyro Power, eccolo qua. Stavo aspettando te. Proprio te volevamo. Io devo silenziare qualche target nel suo deck. Sylvanas. O faccio combo con il balsamo. Beh, io sinceramente uso uno shampoo balsamo assieme e basta. Cioè, quando mi lavo i capelli me lo passo due volte. Un giorno uso balsamo, dopo uso balsamo e shampoo assieme. Ma i capelli far crescere. Comunque li devo lavare, sono sporchi. Emulazione di quello di prima di cena? Di ieri prima di cena? No. Dobbiamo darci una mossa. Sto pensando se giocare il Silence. Secondo me giocare il Silence. Perché lui può giocare, lui dovrebbe giocare Sylvanas. Facciamo Hero Power. Facciamo Attack. Lo preghiamo. Facciamo Attack. Tutto bene quel che finisce bene. Stavo dicendo. Ah, ha preso il piano. Com'è che non mi ritrovo carte in mano? Marciapiedi ti sarà dato. Abbiamo i Wildy, però la Consecration l'abbiamo giocata. Quindi abbiamo perso una Consecration e un Wild Pyromancer, però abbiamo ancora una Consecration e un Wild Pyromancer. Il che è ok. Map to the Golden Monkey, quella fa paura assai, raga. Rumbling Elemental. Sicuramente Wildy. Sicuramente True Silver. Potrei anche giocare Taurisia, ma non vedo tutto valore, non vedo tutto questo valore nel giocare Taurisia. Sicuramente attacco, sicuramente attacco. Sicuramente Aqualight of Pain che risponde bene al suo 1-1. Per pescare due carte, a meno che non giochi Airshock o secondo Lightningstorm. Non può giocarsi sopra Fire Rain, non giocate entrambi. Lui pesca la sesta, io pesco la quinta. Non siamo messi bene qua. Iron Pickle è male. Anti-kill bot è bene. Lui è debole, Worm Aboard. Noi di Aoe ce l'abbiamo, abbiamo anche dei T-Game. Decchiamo Rafam. Decchiamo Andor. Giochiamo questo. Facciamo un trade. Facciamo un trade. Facciamo un Hero Power. Portiamo pazienza un attimo. Ciao Goblin.
Ah, secondo Lightning Storm su metà destra, 17 carte, quello fa male assai. Dov'è il Dumammer? Qualcosa gli devo dare. Non gli do nulla. Cerchiamo da giocare Wild Pyromancer Equality per 3 mana. Grande serenità. Cioè abbiamo Skelltuzad, Tyrion, Rafame e Dr. Boom nel deck. Sono 4 carte su 11 di late game. Poi abbiamo Keeper of Uldaman e uno Shredder. Abbiamo Consecration e abbiamo Crucible. Abbiamo tutto un gran bel bagno nel deck, a parte Zombie Chao, Seal of Light. Anche Seal of Light va bene. Anche Shielded Mini Bot va bene. Una gran bella, delle gran belle risposte in mano, perché abbiamo Aldor Peacekeeper, Silence, eccetera eccetera eccetera. Quindi qua noi giochiamo un bel Aldor sopra il suo Neptune. Gli lasciamo sviluppare board. Cioè, il problema è se lui gioca Bloodlust, se lui giocasse Bloodlust. Sono 12. Non gioco qua Equality, non gioco qua l'Equality. Ma gioco dopo. Sono soltanto Aldor. Hero Power. Portiamo pazienza ancora per un po'. Facciamo che sviluppi tutti i Murloc che vuole. Poi dopo giochiamo Wild Pyro Equality. Lui ha visto Consecration, ha visto Equality. Il minion silenziato viene curato a full vita base. Se prima aveva subito danni, allora desilenziando, che succede? Ma come fai desilenziando? Sarebbe stato meglio, forse. Cos'è che ho top deccato? Cos'è che ho top deccato sto turno? La True Silver. Queste partite qua sono lunghe, nel senso, quando si gioca contro il Paladin, la partita è sempre molto lunga. Bisogna portare pazienza, aspettare. Ho giocato una Consecration in malo modo. Ho giocato un Equality, così così. Abbiamo visto un Rumbling Elemental, quindi al secondo Rumbling Elemental. Qua lui è il dilemma, quanto vuole sviluppare board prima della mia Equality. Ma non basta questo, eh. Non basta per farmi giocare... Fammi giocare uguali di Wild Pyromancer. Zombie ciao però, eh! E no! C'ho Dr. Boom, Kel'Thuzad, Tyrion, Rafam, Shredder, Keeper of Uldaman, Consecration e mi fai pescare Zombie ciao. E no! E no! Per Dio! Che palle, figa! Ma basta che mi dai Rafam, cioè nel senso, basta che mi fai top deckare Tyrion, Kel'Thuzad. Ah, lui è a mano 2x, quindi, ok. Vabbè, lui è a mano x comunque, quindi quando esce Tyrion viene mangiato. È arrivato il turno in cui giochiamo Equality Wild Pyromancer, possibilmente pescando Kel'Thuzad. Però non possiamo giocare tutti. Se rifaccio il barbatrucco, è che se quando io gioco Kel'Thuzad lui lo hexa. Non voglio giocare la mia seconda Equality. Ho giocato 3 Murloc, ancora un Murloc in mano. Of Kel'Thuzad.
Pescato male sta partita. Ho pescato per 3 turni nulla, ho pescato quello zombie ciao e mi ha fatto perdere. Pescare zombie ciao gli mi ha fatto perdere. È come non pescare nulla, zombie ciao. È come se faccio un turno in cui non pesco nulla. Gioca Alex. Ok. Va bene. Va bene. Va bene. Silenzi il 2-7, aspetti un turno, esattamente. Rumbling Elemental. Hero Power. Adesso vediamo Dr. Boom. O Shredder. Non puoi giocare Doomhammer. Non puoi giocare Doomhammer. Basta. Raga, però ho pescato malissimo. Dai, non posso pescare. 7 carte left, Dottor Boom, Tyrion, Artifra, Fam. No, dai. Per piacere, no. Per il prossimo turno, mini bot confirmed. Vabbè. Anti-kill bot. Ma tu sei pazzo? Mi fai pescare Ermondo, mi fai pescare. Sei pazzo? Te sei matto. Ti giuro che se gioca Doomhammer impazzisco. Lui continua ad avere in mano l'ex Artifra Fam, last card. Due carte left, due carte left. Noi però abbiamo una consecration che ci farà vincere la partita, in teoria. In teoria la consecration, ma non solo la consecration, anche Rafam. Cioè il prossimo turno io pesco Rafam. Cosa avrà lui nel deck? Left? Ho visto tutto. Cioè ho visto due Rumbling Elemental, ho visto Neptulon, ho visto Dr. Boom. Ho visto i due Fire Elemental, ho visto Argus, Taskar Totemic, quando esce Consecration piangi, Hero Power, passo. Dotalo. Dammi sta Consecration e facciamola finita, dai. Quindi se lui avesse Bloodlust, cosa che non penso che lui runni Bloodlust, sarebbero 5 più 1 più questo, sono 6, 6 più 3, 9, 15, più Lightning Bolt, 18, se gioca Bloodlust, perché io rimuovo questo, rimuovo questo, però gioco Tyrion, lui ci gioca sopra un Hex. Let me think. Perché lui ha Big Game Hunter in mano.
Però non gioca Bloodlust. Io qua devo giocare per value. Devo giocare per value. Posso giocare Dr. Boom, secondo me. Lui rilascia Big Game Hunter. Sono 6. 6 più 3, 9. 15, 15 più 3, 18. Se ha Bloodlust è letale. Big Game Hunter. Adesso scarica tutto quello che ha in mano. Io esco di Consecration. Dovrei essere a posto. Ha giocato i due Lightning Storm. Poi Rafam mi fa vincere la partita. Lui ha ancora un ex in mano. Ancora un ex. Merda, Golden Monkey. Mi sono dimenticato. Sono cazzi. 4 leggendario. Però non ha più ex. Non ha più ex. Questo è bene per me. È bene per me. Perché l'ex l'ha bruciato. Il problema è che lui ha 5 leggendarie. E ne ho 2. Ok, 5 leggendari e io 2. Sa che perdo. Partita lunghissima. Malorn. Cioè quello. Quello. I have return. Cioè ogni volta peschi la. Ogni volta peschi Malorn. Dio vuole che in teoria non devo riuscire a muovere quello. Se ha Deathwing ridiamo. Se ha Deathwing ridiamo. È una partita lunga.